Oggi raccontiamo una storia che vale la pena di essere raccontata, la storia di Andrea. Intanto, vabbè, carattere fortissimo, determinato, simpaticissimo, ma che ogni giorno deve fare i conti con tanti ostacoli, anche oggettivi. Ieri hai pubblicato un post simpatico. Sì, perché, ciao a tutti, ieri sono andato dal parrucchiere, ciao, sono andato dal parrucchiere e di solito la gente si arrabbia, tutti si indignano, che si dice così, giusto? Si indignano perché ci va il pass per andare dal parrucchiere e il parrucchiere lì lo inquadra, c'è lo scalino, a me fa girare le palle, niente, però tu che sei sano, non vuoi farti il tampone per andare da parrucchiere, io invece sono mezzo ligure, me ne sbatto belino dello scalino perché c'ho il vaccino, cioè io non mi arrabbio per lo scalino, non arrabbiarti tu per il tampone. Ok. Bene. Allora, è vero, è vero. Il clima sul tema Covid, vaccini, Green Pass è fin troppo teso. Ci sono però degli ostacoli oggettivi con cui devi fare i conti tutti i giorni, gradini, bagni adatti. Bagno purtroppo, io necessiterei di un bagno dove posso entrare, che non c'è perché le porte, gli angoli sono stretti, che abbia due sbarre così, che io mi tiro su. Queste sono piccole cose, però nel 2022 che debba telefonare prima perché c'è per sapere se posso andare in bagno è un po' una cosa. Io me ne sbatto un belino, come dico prima, sono mezzo ligure, ma chi tribula, chi non può andare dentro è brutto, eh. Noi siamo proprio qui a ridosso di un gradino, ma in città sono tanti le zone che non sono attrezzate. Sì, si tribola perché manca proprio l'idea del disabile, di quello che tribula, non c'è questa cultura qui, ho notato. Invece in Spagna, che sono andato, è diverso, in Spagna vedere uno sulla carrozzina non è che sia una cosa. Qui invece quando io vado in giro, adesso sono a piedi ma c'è un motorino, una ruota che aggiungo qui, quando vado in giro tanti mi guardano e non hai mai visto uno sulla carrozzina? Ciao, gli dico io, ma non lo fanno con cattiveria, solo che cosa fa quello lì va in giro? E beh, lì vado in giro pure io, non è che, e faccio tutto quello che riesco. Tanto davvero complimenti, perché tante volte ci arrabbiamo per delle sciocchezze, invece tu sei l'esempio veramente reale che le cose si affrontano e anche con lo spirito giusto, davvero. Se non riesco gli passo sopra, cosa devo fare? O faccio il giro o lo carico. Bravissimo, allora davvero in bocca al lupo e a presto. Siete state gentili, più che altro per gli altri, per me. Grazie ragazzi, grazie, grazie, ciao ciao.